Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo questo plum cake salato, una ricetta facilissima e anche veloce da fare. Adesso andiamo a prepararla insieme. Nella ciotola della planetaria mettete 300 g di farina zero. Tre uova intere. Quattro grammi di lievito di birra sbriciolato. 100 ml di latte intero tiepido. 100 ml d'olio d'oliva. Metà cucchiaino di sale. Iniziamo ad impastare. Fate andare la planetaria per 3-4 minuti. Questo impasto potete fare tranquillamente anche con uno sbattitore. A questo punto aggiungete 100 g di provolone piccante tagliato a dadini e 150 g di mortadella tagliata a dadini. Un po' di pepe. Fate andare la macchina per giusto un minuto. Imburrate ed infarinate uno stampo da 2 litri da plum cake. Versiamo all'interno il nostro impasto. Livellatelo e lasciate lievitare fino al raddoppio, sempre al caldo, e in questo caso ci vorranno all'incirca 2 ore. Eccolo qua, il nostro plum cake è ben raddoppiato e adesso subito in cottura. Forno già caldo, statico, 180 gradi per 30 minuti. Non appena è cotto, lasciatelo intiepidire e poi potete tagliarlo. Ed ecco pronto il nostro plum cake salato, un'altra ricetta facile e veloce. Mi raccomando, provatelo!